Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo sempre al Caffè Letterario, alla Lamezia Terme, per la presentazione del libro La segregazione delle persone con disabilità, i manicomi nascosti in Italia, in compagnia di Ciro Tarantino, che è professore di sociologia dei codici culturali presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. E che vogliamo chiedere a questo punto cosa è nato subito dopo il libro e cosa insomma porta la segregazione delle persone con disabilità attualmente in Italia. Allora, il libro, come vi sarà stato detto, nasce da un'intuizione della Fish. Dopo tanti anni la Fish è riuscita a porre il tema della segregazione al centro dell'attenzione. Era veramente tanto che la segregazione non diventava un punto da affrontare con ricerca. Tant'è che all'ultimo congresso la Fish, all'interno della sua mozione, ha affrontato di nuovo il tema della segregazione. Il libro nasce lì, da questa intuizione Fish, con una conferenza di consenso finale dove si è discusso su che cos'è segregazione oggi rispetto alla disabilità. In linea con la ricerca, mentre stava terminando la ricerca e la Fish, è nato invece il rapporto col Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, un'istituzione nuova istituita nel 2016, che risponde alla legislazione internazionale, quindi il luogo giusto per poter lavorare con la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. Il Garante ha aperto una sezione di lavoro su anziani e disabili, sulla segregazione delle persone anziane e dei disabili, tema che non veniva affrontato e che normalmente non viene affrontato se non in alcuni interventi dei NAS, di solito, che vediamo ormai spesso in televisione, e il Garante invece, con logica internazionale, ha iniziato a organizzare il suo sistema di monitoraggio, il suo sistema ispettivo. Teniamo presente che è un sistema che nasceva da zero. L'Italia non ha un sistema di trasparenza, un sistema di ispezioni nelle strutture, anche perché, come sappiamo, soprattutto nelle strutture residenziali, il ricovero normalmente è su base volontaria. Questo è il punto dirimente, cioè può esserci segregazione lì dove una persona va volontariamente? E noi sappiamo per esperienza, anche rispetto a molte delle situazioni che stiamo incontrando, è che spesso la volontarietà è puramente formale. In realtà, de facto, è una segregazione. Bisognerebbe discutere, e in termini giuridici bisogna discutere che cos'è segregazione, non è un concetto stabile. Quello che è certo è che molte volte, in molte situazioni, la persona si trova in una struttura o si trova a non poter uscire da una struttura o si trova in un circuito di passaggio da una struttura all'altra che può durare anche decenni, quindi entra in un circuito istituzionale e non esce più. E noi stiamo lavorando su questo, secondo noi questa è segregazione, c'è tantissimo studio da fare a partire dalle categorie per poi applicarle alle categorie giuridiche, perché il tema sembra assurdo ma anche per l'Italia è nuovo. L'Italia ha chiuso i manicomi, ha chiuso, primo paese al mondo, gli ospedali psichiatrici giudiziari nel 2016, eppure rispetto alla disabilità scontiamo una specie di non adeguatezza, cioè le strutture di monitoraggio, le strutture di applicazione del diritto è come se fossero ancora insufficienti nei confronti delle situazioni residenziali e semiresidenziali delle persone con disabilità. Lì ancora molta segregazione è possibile, ma oltre alla segregazione sappiamo che è possibile anche molta violenza, spesso all'interno delle strutture. Chiaramente relativizzando, sappiamo che ci sono anche esempi splendidi, però noi ci occupiamo del lato cattivo. E questo significa che bisogna colmare quello che è un deficit essenzialmente culturale. La segregazione, prima di essere una pratica, è una logica. Quindi bisogna lavorare moltissimo su questa logica per far cogliere dove si manifesta la segregazione. Cioè nel mondo della disabilità spesso non si riesce ancora a cogliere che cos'è la segregazione, dov'è la segregazione. E questo riguarda soprattutto i giovani operatori. Sono quelli che non hanno mai visto un manicomio. E quindi noi qui parliamo di manicomi nascosti perché molte situazioni ci sembrano simili alle situazioni manicomiali che l'Italia aveva fino alla fine degli anni 90. Cioè bisogna fare in modo che le persone, soprattutto gli operatori, riconoscano le logiche manicomiali
e lì si attivino per creare tutti gli strumenti per contrastare le logiche segregative.